al GT Open a Spa per gara 1 con Perel che parte dalla pole position, si deve guardare dal ritorno di Mikkel Mack, Richard Honda con la BMW all'attacco, Agostini e Venturini con le Lamborghini dietro sfilano, resterà invece vittima della prima curva Andrea Mortermini in testa coda con la Ferrari che aveva vinto l'ultimo appuntamento di Le Castellet. Il recupero invece nelle retrovie dell'altra Lamborghini col testa coda della BMW di Lorenzo Barodavega che si dovrà ritirare insieme all'Audi di Ellis. Belle fasi intanto di rimonta per Andrea Mortermini che cederà poi il volante a Daniele Di Amato. Il contatto tra West e Han manda in testa coda la Mercedes, mentre Pierburg e Ries sono in lotta tra loro. Riuscirà poi Thomas Loncol a cogliere la vittoria di classe, debutto in GT3 per Joel Eriksson che va subito all'attacco delle Lamborghini davanti a sé. Il pilota svedese è stato tra i migliori in campo, Giuseppe Cipriani nella lotta per la vittoria di classe Pro-Am e per la top 10 assoluta con il sorpasso di Griffin alla Ferrari di casa Rinaldi e Fran Rueda che metterà sotto pressione il pilota irlandese. Questo invece è il successo che valsa la vittoria ad Alessandro Pierguidi ai danni di Jérôme Moule. Belle sportellate tra l'Audi e la Lamborghini che favoriscono il rientro di Daniele Di Amato. Una fase entusiasmante di gara con Pierguidi che torna nell'International GT Open e conquista nuovamente la vittoria insieme a Mikkel Mack, con i due che sono in prima e seconda posizione assoluta di campionato per il Luzzi Racing.